la tecnologia abbia inizio. Ok, e ogni 5 minuti ridà il cibo alle bellissime nostre magicissime animali. Quindi, allora, però, bisogna fare... Vabbè, intanto, ok, facciamo 1, 2, 3, 4, 5, ok. Quindi qua bisognerà della dirt, grazie mille. Qua fare... mi è venuto in mente un'idea geniale. Possiamo mettere i blocchi, quelli tipo di pericolo, per fare tipo il contorno. E qua lo lasciamo tipo mezzo aperto. Cioè, nel senso, con... ci ho in mente un'idea, ma non so come esprimerla. Ok, quindi 1, 2, 3, giusto, 3, 4, 5, perfetto. Questa qua è la prima zona, ok. Ok, è una zona un po' piccolina, però in realtà è una cosa abbastanza bruttina. Bruttina, cioè non bruttina, molto brutta, cioè bruttamente brutta. È che mettendo tutti gli animali nello stesso punto, il mondo in questa zona lagherà un pochino ed è vicino a casa, quindi non dovrei metterlo qua vicino a casa, ma a noi non ci interessa nulla, perché a noi ci interessa continuare con la nostra avventura e lag, anche se c'è un po' di lag, a noi non interessa ovviamente, vero? Vero? Scrivetemi se siete d'accordo con me nei commenti, ok. Quindi questa qua è la zona di contenimento degli animali. Qua bisognerà fare una mini zona in cui togliti il girasole, che non mi fai schifo, girasole, ok, esplodi girasole. Poi bisogna fare una mini zona dietro per poter passare con macchinari e robe varie. Quindi faremo dell'entrata qua magari. Cioè dell'entrata, non un'entrata, dell'entrata di qua. Perché noi siamo italiani veri e quindi parliamo male, ok. Ok, e quindi facciamo un'entrata così. Così, perfetto. Così poi noi qua, vedete, sopra rimane figo, però noi possiamo comunque passarci. Ok, siamo all'altezza giusta, sì, siamo alla stessa altezza, perfetto. Ok, l'unica cosa è che mettendo appunto della roba qua dietro potrebbe buggarsi un pochino la macchina, perché potrebbe farli spawnare qua dietro. È un rischio che bisogna correre. Ok, qua, è esattamente al centro qua, perfetto. Quindi mettiamo qua sopra questo, mettiamo il breeder qua, dov'è? Breeder. Perfetto, mettiamo il breeder di qua. Che fa bridare, ok. Ah, le pecore con cosa bridano? Con il grano, perché se fosse il grano possiamo fare una cosa molto figa del tipo tutto il grano che c'è lì lo trasportiamo qua. E in realtà, cioè, fermi, devo fare un test un attimo. Devo fare un test. Allora, andiamo un attimo qua, alla zona qua. Prendiamo del grano che vedo lì. Quindi devo ampliare il grano qua, mi stai dicendo? Ok, si può fare. Grano. Che okay, sì, io qua ho del grano. Le pecore mi seguono? Teoricamente sì. Lì tra l'altro qua c'era una pecora, tra l'altro, vero? No? Sì, è quella lì la pecora. Ok, se io ho del grano, bellissima pecora, tu mi segui? Tu mi segui, quindi vuol dire che vuoi il grano, vero? Ok, vuole il grano. Questa cosa è abbastanza figa. Quindi bisogna ampliare la nostra piantagione qua di grano. Bisogna fare tutta la zona qua, grano. Solo grano, ok, in realtà è abbastanza figo. Quindi, togliamo tutta questa merda. Guardate che merda, che come si riempie subito l'inventario. Ci ho raccolto 3 pezzi di roba e si riempie l'inventario. Ok, il grano non buttiamo via, che ci serve. Ok, il grano può diventare semi? Può diventare seme? Non può diventare seme. Usage? In qualche modo può diventare un seme. Perché a me serve il seme, non... Non può diventare un seme. Ok, questa cosa... Ok, nel sagmil diventa seme. Bisogna craftare un sagmil allora. O nel vata anche diventa un seme. Ok, nel sagmil diventa un seme. Quindi prendiamo tutto il nostro grano e ci craftiamo un sagmil. Ok, quindi andiamo tanto grano, prendiamone tanto ce l'abbiamo, guardate, prendiamone così, tanto, perché fa 2 semi ogni volta, giusto, quindi magari così sono anche un po' troppi. Facciamo una cosa allora, ma canne da zucchero cessose, ci prendiamo la magnet mod, ok. Ci serve anche un bellissimo golden lasso, oppure la safari net sarebbe meglio perché lagga di meno. Ok, facciamo una safari net allora. Cioè, guardate casino, safari net, ok, possiamo craftarla? Safari net, possiamo craftarla con una ghast tier, noi abbiamo ghast tier. Non abbiamo ghast tier, quindi facciamoci il golden lasso. Golden lasso, che lagga un po' di più, però fa la stessa funzione della safari net. Ok, bam, possiamo fare, no, basta, pepite, vabbè, direi. Ender pearl che abbiamo qua, no. Ender pearl, ok. Perfetto, abbiamo della bellissima enderpearl, la mettiamo qua, ci facciamo un occhio e abbiamo finito anche, vabbè, le lacrimine, però vabbè, in realtà, cioè, chi se ne frega delle lacrimine, ok. E facciamo un bellissimo golden lasso e facciamoci anche il, come si chiama, laboratory block, teoricamente. Non mi ricordo se sono, no, mi sa che sono i factory block, factory, vero? Questi volevo, esatto, questi, che sono i factory block, ok, sì.
Perfetto. Ora tutto questo grano lezzo lo mettiamo qua, per favore. Mettiamo via anche questa merda, ok. Mettiamo tutta la merda che abbiamo ancora in inventario, la mettiamo via. Perfetto. Quindi, ora dormiamo un attimo e poi andiamo sotto a fare una cosa abbastanza figa. Allora, il Golden Lasso cosa fa? È praticamente un lasso, come appunto può dirlo, un lasso, quindi. Farm. È un lasso, solo che è molto molto più avanzato. Perché? Perché non prende semplicemente i mob. Però prima facciamo qua, facciamo la zona qua, se no è poco divertente. Ah, ma fermi qua però. Alle pecore serve la terra per poter crescere. Ah, questa cosa non l'avevo calcolata minimamente. Alle pecore serve la terra per crescere. Ok, qua tanto. Vabbè, possiamo fare questa cosa bellissima. No, non possiamo farla perché dopo si bugga tutto anche dietro. Quindi evitiamo di farla. Ok. Qua mi basta fare una cosa così, allora, cioè se gli basta la, come si chiama, Ma quindi aspettate, quindi possiamo fare senza anche fare l'altra zona. Possiamo fare anche senza fare l'altra zona, perché io ho pensato questa. Quindi il Chronotyper non ci serve. Perché io ho pensato questa zona per appunto uccidere le pecore. Ma in realtà se le pecore vengono tosate non c'è nessun problema. Dovrei fare un attimo un, come si chiama? Ok, intanto qua mettiamo dentro del wheat. Riempiamolo tu. No, riempiamolo così. Ok, 4 stack. 3 stack. Oddio, 6 stack di semi dovrebbero bastarmi teoricamente. No. Ok, ora col Golden Lasso facciamo una cosa molto figa del tipo andiamo. Vabbè, però devo aspettare che qua si espanda la terra, se no. Fermi allora. Noi possiamo craftare un coso, come si chiama qua? Bordassoccane 2. Un can, un watering can. Watering can. Che tanto la pronunciation. Watering can. Ok, questo qua che è uno strumento molto molto figo. Sì, voglio sapere come si crafta. No, voglio questo. Allora, ok. Si crafta così, con del ferro, che ne abbiamo uno in meno. Cioè, ci manca un pezzo di ferro. Abbiamo iron. Abbiamo. Non abbiamo nessun iron, ti prego, no. Questo può. Ah, ma aspettate, questo qua. Aspetta, fermi tutti. Ore di dizionari. Convertere, eccolo qua. Questo strumento bellissimo che si fa così, che si fa con un pezzo di ferro, quindi cioè, Madonna. Ci manca una crafting table, che è una figata assurda. Ah, Madonna, perché dividono questi crafting? Ok. Ok, perfetto. Guardate cos'è questo strumento magico. Guardate, se noi facciamo così, mettiamo questo ferro, lui ci dice che può essere soltanto questo ferro, perché questo qua non è iron. Ok, vabbè, comunque questo attrezzo praticamente se tu gli metti qualcosa che ha qualcos'altro di simile, lui ti dice che questo qua sarà simile. Però ora non c'ho nulla per dimostrarlo. Ah, tipo questo, no. Questo? No. La cobblestone, esatto. No, la cobblestone, scherzo, perché è già cobblestone sua. Ah, ok, non ho nulla per dimostrarlo. Comunque funziona. Tranne adesso, perché adesso. Questo qua non è ferro, però. Chunk. Chunk. Però cacchio, del ferro ci serviva anche tipo troppo del ferro. Cioè proprio il ferro ci serve. Non è che non possiamo non averlo. Cioè ci serve, te lo devono dare. Non è che, Madonna, qua c'è del ferro. Dimmi che c'è un pezzo di ferro. Ah, alluminio, no alluminio. Bisogna andare, allora bisogna fare una cosa molto figa. Bisogna andare manualmente al quarry a prendere del ferro. Ok. Quindi andiamo al quarry. Teleport to quarry. Lag estremo. Ok, tutto super buggato. Ok, forse Minecraft è crashato. Dimmi che non sei crashato. Stiamo cadendo lentamente nel vuoto, ma non è crashato Minecraft, ok. Però lì non funziona più perché non ha più, ovviamente. Ok, là c'è del ferro, lo vedo. Quindi andiamo in overmode. No! Oh, non si è attivata l'overmode. No, scherzo, si era attivata. Scusate che sono stato io stupido, non. Ok, dov'è il ferro che avevo visto? È là sopra. Ok. Bam. Bam, perfetto, entriamo. Entra, per favore. Ok, bam. Ok, abbiamo già 30 pezzi di ferro, cioè soltanto per farvi capire. Ok, poi là c'è dell'oro, cose inutili. Qua dovremmo venire prima o poi. Cioè, per forza bisogna venirci, non è che forse no, ci veniamo, è per forza, cioè. È un obbligo venire qua a raccogliere tutto questo materiale. Ok, qua ci rompiamo e entriamo noi, perché ci serve del carbone per far riprendere il quarry, perché a quanto pare si è bloccato, perché non ha più carbone. Lapislazzuli non ci. I lapislazzuli non sono utili per niente. Però valgono un botto nella transmutation table. Quindi possiamo semplicemente trasmutarli. Ed è abbastanza figo, devo dire. Poter trasmutare le cose. Ok, qua c'è dell'oro, raccogliamolo magari. E non possiamo più già raccogliere le cose. No, ok, sì, ha suonato disattivata la maniera moda.
Altro ferro in giro? Non c'è altro ferro purtroppo, cioè c'è soltanto un giacimento di ferro così, bruttissimo, no? Non puoi dirmelo. Quanto 30 pezzi di ferro, me lo aspettavo molto di più. Cioè, ok che sono già tantissimi, però. Cioè, in tutto questo, se non avevamo il jetpack, cioè come facevamo a venire qua? Cioè, seriamente? Se non hai il jetpack, come fai ad arrivare in questo punto? Spegni la overmode, per favore. Ok, qua c'è un pezzo di qualcosa. C'è in qualche modo del carbone, cioè del ferro. Ok, se in questo momento voi non state vedendo niente, tranquilli, tanto non sta succedendo assolutamente nulla. Sto soltanto camminando nel vuoto, cercando diamanti, raccogliamoli. E poi noi andiamo in caverna e troviamo diamanti in questo modo random, così, perfetto. Abbiamo 29 diamanti così a gratis, senza nemmeno cercarli. Beh, devo dire che è abbastanza figo come cosa. Ok, mi serve del... Ok, qua c'è del carbone, che raccogliamo volentieri, il carbone. Il carbone è sempre carino e simpatico, ok. Sento la lava che sta fuori uscendo. Oddio, oddio quanto carbone c'era qua. Oh mio Dio. No, sta risuccedendo la cosa delle particelle, ti prego, basta particelle, che sennò mi fate crashare Minecraft. Ok, grazie. Ferro. No, manganese. Vedi, il manganese mi mente, ok. Ok. Vediamo qua. Ferro, ferrino, ferrissimo. Ok, qua c'è del certo squarzo, raccogliamolo perché fa sempre comodo. Qua ci sono questi cosi, yellowrite. Ok, raccogliamo la yellowrite. Diamanti, raccogliamoli. Se riusciamo a arrivarci, riusciamo. No, si sono bruciati un paio, ma vabbè, tanto noi siamo ricchi, non ci servono. E abbiamo 46 diamanti, ok. E intanto ferro non ce n'è più. Ne abbiamo 30. Vola, madonna. Cioè, avete visto con che stupida. Vabbè, torniamo a casa. Presto, andiamo a. Ah, no, dobbiamo andare al quarry perché deve essere acceso. Vola. No, no, piano. Ah, c'è l'acqua spenta. Ok, vai. Perfetto, ok. Qua. Prenditi tutto questo carbone. Tieni questo carbone. Ok, riaccenditi da solo. Imparo da solo a riaccenderti. Perfetto. Molto molto bene. Ok, tra l'altro il ferro non ce n'è, ce n'è ma ce n'è tipo nulla. Però va bene. E ci serve soltanto pochissimi pezzi di ferro. Per non mi ricordo fare cosa, ma sicuramente ci servivano per fare qualcosa. Perché altrimenti non veniva ancora preso. Per fare non so cosa. No, non mi ricordo affatto cosa stavano craftando. Questo potrebbe essere un problema, avete ragione anche voi, però va bene. Laboratorio sfera piano 2? Andiamo al laboratorio sfera piano 2, sì, non mi ricordo qua stavamo... Sì, già, seriamente, cioè proprio me lo sono dimenticato del tutto proprio. Stavamo facendo qualcosa col... Ah, il watering can, giusto, giusto, giusto. Andiamo qui nella workstation, mettiamo subito a fare... Iron, dove sei? Iron. Cancella tutto, iron voglio. Tu, copper, cancellati. Non voglio il copper, voglio l'iron. Ok, vai, vai. Vai, perfetto. Qua mettiamo il copper dust. Perfetto, qua è tutto automatizzato. Mamma mia, troppo bravo. Quindi qua lo lasciamo un attimino fare. Dovrei qua potenziare questo impianto, ma lo faremo in futuro ovviamente, perché cioè, si sa mai che io faccia qualcosa e, cioè dobbiamo automatizzarlo e anche velocizzarlo e automatizzarlo. Quindi dobbiamo fare tantissime cose con quell'impianto. Però no, cioè, però niente, cioè, ci serve per forza. Ah no, aspettate, forse però magari adesso è un po' cresciuto. Andiamo avanti, quindi la farm un attimo. Io stesso tanto è entrato un pitino. Intanto dimmi che è entrato, dai. Ok, l'erba è entrata, perfetto. Quindi possiamo spegnere tutta questa zona. Perfetto. Ok, ciao zona, spegniti. Quindi andiamo a prendere le nostre bellissime caprette. Andiamo a prendere caprette. Ok, andiamo qua a prendere le nostre. Guardate, se noi facciamo così, viene raccolta. Vedete che diventa tipo incantato questo coso. Perché noi, se su riclicchiamo, viene respawnata fuori. Cioè, figata, no? Teoricamente tu gli hai dato da mangiare, vero? No, perché devi aspettare che finisce il tuo tempo. Ok, gliel'hai dato, però lei non sta facendo niente perché ovviamente non c'ha una bellissima compagna o compagno, perché non so se è femmina o maschio, ma in Minecraft, come sappiamo, non ci sono distinzioni tra femmina e maschio, cose abbastanza bruttine in effetti, però va bene. Ok, quindi prendiamo un'altra capra e vabbè, ci sono miliardi di milioni di mob, anche questo è ok. Ma tutto sommato, cioè facciamo 30 fps, cioè ma raga, non capisco perché nella Jurassic City che facciamo così pochi fps. Adesso teoricamente noi mettendo questa... Quando questo qua riscade, quando questo tempo arriva a zero, dovrebbe dargliela e si dovrebbero accoppiare, vero? Ok, tempo è scaduto, bam, e si accoppiano. Wow, ragazzi, funziona. Ok, perfetto. È appena nato un bambino. Ora quel bambino non gli verrà fatto nulla finché non cresce, poi gli verrà dato da mangiare anche lui e continueremo così per sempre. Ora qua è un po' una menata venire qua a prendere le pecore, perché sono tipo tutte messe in modo molto random e non mi piace. Tanto guardate quanti ce ne sono qua, possiamo avere una bellissima farmina iniziale.
Però non voglio farla così piccola quella zona là. Facciamo molto più grande. Facciamo new, mettiamo. Ok. E ti teleportiamo alla farm. Poi dalla farm. Oh, c'è uno scheletro, ma noi ce ne freghiamo altamente. Ok, finalmente siamo un po' in questa zona qua. Mi piace. Ok. Quindi ora mettendo questa qua non succede assolutamente nulla. Però vedete, c'è anche dell'esperienza. C'è dell'esperienza. Dovremmo fare. Ah, vedete? Come mettiamo un altro punto che si chiama. Farm di pecore. Ok. In bianco. Ok. Ci teleportiamo. Va così. E prendiamo queste pecore. Facciamo teleport to. No, teleport to farm di pecore. Questa cosa la farò off camera e poi vi farò vedere quando ho finito, magari. Perché sarebbe una cosa abbastanza intelligente farlo off camera. No, lo facciamo off camera. Ok, perfetto, abbiamo un paio di pecore, però questa zona qua la voglio ingrandire assolutamente. La voglio ingrandire assolutamente di 5x5, quindi 5x5. Scherzo, 5x5, 10. Perché è un quadrato, ricordiamocelo. Quindi 1, 2, 3. Ok, allora, ci sono stati parecchi problemi, perché ho scoperto che, allora, cosa è successo praticamente? Adesso vi spiego. Allora, ho fatto questi, ho fatto anche gli upgrade per fare appunto increscere il loro raggio, e cosa scopro? Che non si possono mettere gli upgrade, quindi questi hanno solo 5 e 5 di raggio, quindi, automaticamente cosa devo fare ora per farli funzionare? Devo metterne esattamente 3 di questi di qua, e 3, cioè 1, 2 e 3, e 1, 2 cioè 1, 2, 3 e qua in mezzo rimarrà una striscia vuota in cui metterò i... scherzo, non posso nemmeno metterli qua, ci sarà una zona vuota per forza, anzi no, possiamo fare una zona con i conveyor belt che di qua, se vanno sopra qua vengono spinti di qua, e se vanno sopra qua vengono spinti di là, così almeno lì in mezzo non rimarrà mai nessuno teoricamente. Così dovrebbe funzionare. È un po' in effetti bruttina come cosa, perché non pensavo che, cioè, fosse così, e mi dispiace, perché vuol dire che non potremo fare le nostre bellissime cosine che avevo pensato, ma non c'è nessun problema, perché tanto possiamo comunque farlo. Ma comunque lo facciamo nel prossimo episodio, perché adesso devo dirvi che da Jurassic Ocean 10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo nel prossimo episodio di Jurassic Crazy Tech. Quindi ciao a tutti.